Ciao a tutti, puntata della vigilia di Natale. Buongiorno Raffaele Auriemma, come stai? Ciao, ciao Andrea, buongiorno a te. La senti la magia del Natale nell'aria? Cioè, è venuto Babbo Natale dalle tue parti? Aspetto che vieni tu, Andrea, come Babbo Natale. Ma c'ho un cappello. Sarebbe veramente il più grande regalo. C'ho un cappello in macchina, quindi sono pronto per il travestimento. Siamo pronti per ascoltare la vostra voce, per scambiarci gli auguri, ovviamente con un clima particolare. 081-6363-633 per intervenire al telefono, 339-666-9990, ma ovviamente c'è sempre il Napoli, l'informazione sportiva a cuore. Per noi innanzitutto emergono anche dei retroscena. Leggevo questa mattina Raffaele su un caso, un possibile caso Mertens, l'avevi anche un po' anticipato ieri, no? Cioè, nel senso, niente di specifico, però una situazione che non sembrava delle più naturali, nonostante l'abbia definita Spalletti una semplice scelta tecnica, quella della sostituzione al 45esimo, che certamente non avrà sollevato, ecco, il morale natalizio di Dries, che sappiamo quanto tiene a questa maglia, a questa squadra e a questo campionato, l'ultimo per lui forse. E così come per Insigne, perché vedi Andrea, nel Napoli è andato tutto benissimo finché non sono emersi dei problemi, o fin quando certi calciatori non sono tornati e quindi le problematiche si sono riproposte. Io mi riferisco soprattutto a Mertens e a Insigne, che sono due leader nello spogliatoio, no? Quindi è gente che determina anche l'umore del gruppo, dipende da come stanno Mertens e Insigne. Ora io la domanda la faccio a te: secondo te, negli ultimi tempi, Insigne e Mertens hanno un buon umore? Beh, sicuramente. Per un motivo, sicuramente, e l'altro no, per l'altro. Hanno un buon umore? No, certamente no. Aggiungo il fatto che altri leader non stanno scendendo in campo, magari frequentano comunque Castelvolturno, però non scendono in campo, e questo forse ulteriormente, no, aumenta il problema quando Insigne e Mertens non sono al meglio. Cioè, mi riferisco per esempio a Koulibaly, che da un po' non è protagonista. Vuoi Insigne per il contratto, per qualche uscita anche sullo stesso, per quello che spesso la stampa ricama su questo, e Mertens per la questione del minutaggio, che onestamente tra l'altro avrebbe meritato, Raffaele, perché se ci fosse Osimhen oggi e lui dietro Osimhen, era difficile all'inizio anno inserirsi per questo Mertens. Poi in realtà lui stava anche facendo bene dopo l'infortunio del nigeriano, quindi mi metto anche nei suoi di panni. C'è intanto Gennaro al telefono per fare due chiacchiere con noi. Buongiorno, ciao. Sì, buongiorno. Volevo anche salutare il signor Aurima. Ciao Aurima, ciao. Allora, io sono tifoso della Juve, lei per nominata per l'anti-juventinità totale. No, è un errore. No, non è vero? Io non sono anti niente, io sono tifoso del Napoli, ma l'anti è una cosa che mi è antipatica. Io mi sono fa piacere, contrario agli arbitri quando sbagliano. Bravo, non avevo mai avuto il piacere di conoscerla. Io la seguo su Tiki Taki, a volte vedo che lei attacca tantissimo sulla Juve, perciò mi sono permesso, diciamo, di chiamarla. Quando è lecito, sì, quando è lecito. A volte sarà successo che la Juve è attaccabile, Gennaro, al di là dell'essere anti-Juve. La Juve non è attaccabile quando non va male. Per esempio, quest'anno stavamo andando male, adesso stiamo recuperando. E questo volevo chiedere al signor Aurima, ma come la vede Juventus Napoli a Torino? Grazie Gennaro. La vedrò con gli occhi. Va bene, andiamo avanti con qualche messaggio WhatsApp. 339-666-9990, come questo qui. Buongiorno Radio Marti, auguri a tutti, sono Luigi da Napoli. Buongiorno e auguri a te. Vorrei fare un auspicio, degli auguri che sono degli auspici. Beh, innanzitutto mi piacerebbe molto che la classe dirigente e governativa di questo paese non pigliasse in giro il popolo, non lo tradisse e non lo vessasse. Mi farebbe piacere tanto che questa pandemia finisse da un momento all'altro. Mi farebbe piacere tanto che quei signori che scendono con la maglietta azzurra addosso la domenica non tradissero la passione di noi tifosi del Napoli, come lo hanno fatto nella parte di un'occasione di Napoli-Spezia. Mi piacerebbe che Juan Jesus non sbagliasse porta quando deve segnare un gol.
Mi fermo qui perché è Natale, se no vado oltre. Buongiorno e auguri a tutti. È passato dalle politiche restrittive alla pandemia a Juan Jesus, ho messo un po' di cose in mezzo questo amico, ma va bene, è quello che si sentiva. Sì. Il sentimento della gente dopo la sconfitta con lo Spezia, che ha fatto seguito al KO con l'Empoli, al pareggio con il Verona, sempre casalingo, ha determinato un sentimento di perplessità. Cioè il tifoso del Napoli è perplesso, ma come mai questa squadra passa in soli 3 giorni dalla vittoria contro il Milan a San Siro, una partita bellissima con tanti calciatori infortunati, a quella disgustosa, perché io non conosco altro aggettivo, che ho visto contro lo Spezia. Ora, io sono convinto che tutto questo nasca dal fatto che questa squadra, come ha detto Goulam, non è cresciuta, e quindi quando compie una grande impresa è come se avesse un senso di appagamento che poi la porta a giocare con meno ardore la gara successiva, soprattutto se non è un avversario di spicco. Però i tifosi del Napoli sono molto più incavolati di me, caro Andrea, e sono andati a vedere le quote dello 0-1. Io non lo so, io non gioco mai le bollette. Tu sai per caso quanto era quotato lo 0-1? No, quanto no, però sicuramente una quota importante, perché già solo la vittoria dello Spezia era quotata in maniera importante, quindi figurarsi con un risultato esatto, immagino allora intorno a 10 volte la posta più o meno, almeno. Perché i tifosi del Napoli devono andare a pensare questo? Io non lo so, però pensano, io lo sento dire a tutti. Ripeto, per me è un senso di appagamento che questa squadra debole, perché è una squadra debole mentalmente, nella quale Spalletti stava comunque creando i presupposti di crescita, che si sono fermati per tutta una serie di ragioni. Se noi pensiamo che, scusami Andrea, Inter-Napoli, che si è giocata la 13ª giornata, non vorrei sbagliare, la 13ª giornata, il Napoli era primo a più 7 sull'Inter, che era terza. Oggi, 19ª giornata, l'Inter è prima a più 7 sul Napoli, che è terzo. Vale a dire che in 6 giornate l'Inter ha recuperato 14 punti al Napoli. Cioè, ma ti sembra una cosa normale tutto questo? Sì, l'Inter ha vinto sempre, però insomma, 14 sono troppi. Era la 13ª giornata, ti confermo, da quel momento in poi il Napoli ha vinto solo con la Lazio e con il Milan. Per il resto ha perso ovviamente con l'Inter quella sera, ha perso con l'Atalanta, con l'Empoli, con lo Spezia, quindi 4 sconfitte nel periodo e il pareggio col Sassuolo, che anche quello insomma merita, anche quello credo assolutamente merita riflessioni. Rapidamente Alessio, che poi dobbiamo fermarci. Buongiorno. Ciao ragazzi, Alessio da Milano. Ciao Alessio. Volevo ringraziare il Napoli che, dopo averti fatto alzare la testa qua a Milano e bravo, poter fare un po' gli spavaldi, ci sono tornati tutti indietro con gli interessi adesso. Ora non puoi andare alla Spezia adesso, per esempio. La perplessità, Raffaele, te la risolvo io del motivo di tutto sto casino. Negli ultimi 2 mesi è andato tutto storto. Una partita abbiamo fatto bene, quella a Milano, e io mi ricordo un aneddoto che raccontò Andrea di quando ci fu quel famoso Juve-Napoli in cui tu, Raffaele, ci seppellisti tutti allo Stadio Olimpico di Torino. Che Andrea dichiarò che lui non vide quella partita perché era in palestra. A sto giro, Raffaele, è andato Andrea, così perché io ero a New York, ho capito. Era a New York, e per questo è il motivo. Però l'ho guardata la partita, ti confesso. Devo risolvere una mia di perplessità, lo chiedo a te, che siamo quasi coetanei, sai che io sono il 92. Ma prima o poi noi ce la faremo a vedere uno scudetto del Napoli, o ci dobbiamo aggrappare ogni volta ai ricordi, ai racconti dei nostri genitori? Una gioia, ce la meriteremo pure noi o no? Abbiamo 30 anni ormai. Grazie Alessio, io non so rispondere a questa domanda, sicuramente abbiamo qualche speranza in più di chi ne ha il doppio di noi, ne abbiamo qualcuna in meno di chi è la metà, quindi cioè, abbiamo un po' di speranze diffuse. Ma chi ne ha il doppio di voi già nel vissuto? Almeno questa. Diciamo che noi abbiamo qualche possibilità, chi
è più giovane di noi, ne ha qualcuna in più, ma poi insomma non spetta a noi prevederlo, insomma la provvidenza ci farà sapere, speriamo di, ci sia quel giorno prima o poi. Dobbiamo fermarci per qualche istante e torniamo tra pochissimo anche con qualche ospite, restate con noi. Matte Spotlight, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spotlight, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, Maurizio, l'amico barbiere, scrive Raffaele, ma non è che sta nascendo, cioè, diciamo, la sintetizzo così, non è che Spalletti Mertens è il nuovo Spalletti Totti? No, no, no. Queste sono delle fantasie, dai. Credo però che il dialogo tra Spalletti e Mertens sia fondamentale per per la buona salute di tutto il gruppo. Con Insigne io ho il sospetto, Andrea, che le cose finiranno male, perché c'è troppa disparità non solo nella rotazione del nuovo accordo che il Napoli ha rivisto al ribasso, perché De Laurentiis lo ha detto chiaramente, bisogna ridurre il monte ingaggi, ma anche per le conseguenze che può avere una mancata firma di Insigne sull'offerta del Napoli, ripeto, al ribasso, e quindi per uno come lui non è accettabile, ammesso che poi abbia delle proposte concrete, perché a me risulta che ad oggi formalmente e non con una PEC mandata in maniera ufficiale, formalmente il Toronto sarebbe disposto ad acquisire le prestazioni di Insigne per la prossima stagione per 4 anni, 11 milioni netti all'anno, più viaggi aerei, più appartamento, macchina lì, eccetera eccetera. Però ti ripeto, questo può essere condizionante, perché conoscendo anche De Laurentiis e il suo modo di gestire i calciatori in uscita, io non escludo che poi Insigne non è che giochi tantissimo da gennaio in avanti. Bisogna vedere, è una situazione in grande evoluzione, non ci voleva, perché quest'anno con questa squadra in grado di lottare per i vertici della classifica sarebbe stato preferibile avere una situazione di serenità nello spogliatoio che oggi sinceramente trovo difficile che possa esserci. Ci siamo incontrati qualche giorno fa con Paolo Palermo, grande agente di calciatori, e con Napoli Spezia, Inter Torino ed Empoli Milan, tutto ci aspettavamo, Paolo, tranne che un Napoli sconfitto a meno 7 dall'Inter e risuperato dai rossoneri. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buona buongiorno vigilia. Ciao, ciao Paolo, buongiorno. Niente, io mi aspettavo il pacco. Non ti aspettavi questa debacle? Ho sentito bene, perché non ci arriva bene Paolo Palermo in questo momento. Sì, deve guadagnare una posizione migliore, perché non si sente bene. Ma... Allora, dicevo, mi sentite? Sì, ora sì. Io sono ancora a casa. Allora, dicevo, per me si sapeva che era una partita, queste partite qua sono sempre a rischio, sai? Beh, quindi ha fatto bene Spalletti alla vigilia a dire stiamo attenti perché lo Spezia... Però onestamente poi non mi aspettavo, insomma, che perdevamo con una squadra che non ha fatto neanche un tiro in porta. Il problema è stato che noi abbiamo sviluppato una grande moda di gioco, abbiamo pressato, abbiamo attaccato, ma poi alla fine non abbiamo finalizzato. Perché fatemi fare un attimo l'analisi, per favore, se mi fate parlare. Lozano crea superiorità numerica quasi sempre, ma poi alla fine si perde, come si suol dire, in un bicchiere d'acqua. Che devo dirvi, dall'altro lato chi ha giocato a sinistra? A sinistra Lozano e a destra Politano all'inizio di partenza. Politano rientra da questo infortunio, quindi ha iniziato un po' a dare qualcosa in più, però ripeto, a noi ci mancano i giocatori per fare sì che siamo poi una squadra che può durare lì su. Non c'è niente da fare, perché quando abbiamo giocato con... Però scusami Paolo, perdonami, ma veramente pensi che servano tutti? Perché se no noi diamo un messaggio sbagliato, cioè che questa squadra è carente, ma contro lo Spezia tutte le carenze che vuoi,
lo Spezia veniva da 6 sconfitte consecutive in trasferta con 18 gol subiti e il Napoli non ne ha fatto manco mezzo. Raffaele, ma abbia... poi sai Paolo, la puoi perdere che fai 30 tiri in porta, 8 traverse, non ti entra, ci sta, però perdere così. Stiamo giocando con questi giocatori, diciamo, che prima non giocavano perché giocavano altri che sono infortunati o squalificati, oppure che stanno tirando la carretta, come si dice a Napoli, e l'hanno fatto bene. Io non sto dicendo che non hanno fatto bene. A Milano abbiamo fatto l'ultimo sforzo. Io mi auguro che non sia così, ok? Perché poi subentra anche il fattore psicologico. Questa sconfitta dello Spezia non doveva proprio avvenire, perché poi andiamo a Torino con la Juve, che sta in grande forma. Cioè, io voglio fare un'analisi dove dico la partita come abbiamo giocato, se cioè, a parte il fatto che io, per quanto mi riguarda, non voglio, per l'amor di Dio, è una mia opinione personale, io Mertens dal campo non lo levo mai. Siamo d'accordo, l'abbiamo detto anche ieri. E che rischi non lo so, perché se stava infortunato, se non ce l'aveva chiamato lui la sostituzione. I giocatori di quella qualità, forti tecnicamente, quando devi vincere una partita, io non li levo mai dal campo, mai, né Zielinski e né Mertens. Non possiamo allora, che essere d'accordo, è successo, allora, però. Voglio dire, sì. Io non è che voglio fare, come ti devo dire, il critico. Io sono tifoso, io voglio dire, con il Napoli pure io sono appassionato, però devo dirvi che mancano degli elementi validi che sostituiscono quelli fortissimi che adesso non stanno giocando. Questa è la verità. Quindi stiamo facendo bene, speriamo di rimanere sempre nella zona Champions, e questo è. Speriamo di rimanerci davvero, ma il mercato di gennaio può dare una mano, Paolo, tu che conosci questo mondo, questo settore. Sto parlando così perché si deve entrare sul mercato e deve prendere 2 giocatori il Napoli, minimo 2 giocatori, se vogliamo tentare di vincere il campionato e di puntare a vincere. Deve prendere due giocatori subito, però il primo gennaio devono essere già a disposizione di Spalletti, perché se li prendi il 30 gennaio, perché magari te lo danno in prestito che non sono riusciti a venderli, al Napoli al 30 gennaio non potrebbero non servire più, perché il mese di gennaio è fondamentale per restare in zona Champions, Paolo. Champions, ma come regola, quando tu dici dovrebbe prenderli, come regola, se si tratta dei primi di gennaio, già li avrebbero dovuti bloccare già da un mese. Ma può darsi di sì, perché a me risulta io spero di sì. Napoli e probabilmente faranno un'offerta a Lillo, gliel'hanno già fatta per prenderlo a gennaio, quindi già su quel fronte lì probabilmente il Napoli lo avrà a disposizione. E sul difensore centrale che ho mille dubbi, caro Paolo, perché io so che vogliono prendere uno in prestito, ma chi te lo dà in prestito il primo gennaio? La Roma ti dà in prestito il primo gennaio, te lo dà a te che lotta con te per la zona Champions. Ma io non riesco a capire una cosa, il Napoli, da quello che sento e da quello che leggo, è la società più in positivo della Serie A. No, anche il Napoli è in rosso, Paolo. Se va in rosso non è facile, cioè non gliela fanno la vita facile come succede ad altri club che arrivano a 200-300 milioni di rosso e non succede niente. Il Napoli, se fa 10 milioni di rosso, deve stare attento, soprattutto se non ha la Champions League. Vabbè, che vi devo dire, ragazzi, io non riesco a, per me anche se ci sta questo problema, devono essere bravi a trovare 2 giocatori importanti, ma non devono essere per forza giocatori di grande grido, devono essere giocatori di qualità, gente seria, uomini seri, e si possono trovare anche all'estero. Lo so che a gennaio è difficile, perché sai, a gennaio si devono ambientare, devono imparare la lingua, allora io, però adesso dobbiamo tentare, non c'è niente da fare, dobbiamo tentare.
Anche perché i giocatori infortunati che potresti recuperare, tre africani saranno via e salteranno sicuramente Juve-Napoli, Napoli-Samp, Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, Bologna-Napoli, poi se qualcuno esce alla fase a gironi potrebbe in extremis tornare per la Salernitana il 23 gennaio, vado così un po' a memoria considerando una partita ogni tre giorni, ma dipende poi in che condizioni arrivano. 6 febbraio c'è Venezia-Napoli. Chi arriva in fondo, se così arrivano addirittura, per dire che sfortunatissimo il Napoli, Nigeria-Senegal in finale, non li hai neanche per Napoli-Inter il 13 febbraio, insomma. No, ma non esiste, ma non si può. Allora, noi non possiamo parlare di Champions o di Scudetto in questa situazione. Non c'è niente da fare, non dobbiamo parlare, la gente deve sapere che non possiamo parlare di Scudetto o di Champions in questa situazione. Sono d'accordo, perché questo lo potevamo fare 6-7 turni fa, oggi non più, ha ragione Paolo. Sì, ma non è il Napoli che abbiamo visto inizio anno, cioè è proprio il mese di dicembre è stato devastante. Raffaele, il Napoli ha vinto solo a Milano 5 partite, 5 punti, 5 gol fatti. Raffaele, ma voi pensate che andiamo, io mi auguro che sia così, ma voi pensate che andiamo a Torino con la Juve e facciamo come abbiamo fatto col Milan? Mamma mia, io sarei l'uomo più felice del mondo, ma la vedo proprio dura, ragazzi. Magari. Capito? Allora mettiamo che perdiamo a Torino e prendiamo malamente. Non la vedo dura, Paolo, perché se decidono di giocare, il Napoli può battere chiunque. Se decidono di giocare. Ho capito, però. Se invece scendono in campo allegramente con lo Spezia, perdono contro chiunque. Sì, però dobbiamo, Raffaele, noi non dobbiamo essere tifosi che diciamo sempre però sì che la palla va in, sì però chi l'ha custodia, sì, noi dobbiamo essere, facciamo questo lavoro da tanti anni, dobbiamo essere anche obiettivi, dobbiamo dire la verità. No, tifoso lo stai facendo tu Paolo, no io. Esatto. Io sto dicendo un'altra cosa. No, non ho detto che lo stai dicendo tu, no, non avevo con te, dicevo in generale il tifoso è così, il tifoso napoletano, quello sfegatato, no? Quelli che ci ascoltano, dicevo io, non tu. Ho capito, ma le verità quali sono? Quelle che dici tu, quelle che dico io, quelle verità sono tutte verità. Sì, sono verità, quello che siamo, ma noi stiamo dicendo la stessa cosa, Raffaele. Cioè, sì, grosso modo avete detto, mai come stavolta avete detto quasi le stesse cose. Esatto. Va bene Paolo, ti auguriamo una grande vigilia, un felicissimo Natale. Grazie a voi, a tutte le famiglie vostre, sempre forza Napoli. Grazie. Grazie di cuore a Paolo Palermo. Dobbiamo fermarci adesso qualche istante, Raffaele, sperando di sentirti un pochino meglio dopo la pubblicità. Sì, ci sono. Sì, infatti, forse non sente neanche lui me. Fermiamoci qualche istante, poi nuovi ospiti, ovviamente la vostra interazione 0816363633. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Prima di nuovi collegamenti torniamo a parlare con voi 0816363 per intervenire telefonicamente, oppure potete lasciarci un WhatsApp al 339-666-9990 come questo. Buongiorno Radio Matte, buongiorno, buona vigilia a tutti. La partita con lo Spezia purtroppo mi ha fatto ritornare nella mente il 24 maggio 2021, quel Napoli-Verona. Abbiamo fatto tanto per dimenticarci di quella partita, ma Napoli-Spezia ci ha fatto ripiombare di nuovo con quell'umore. Buon Natale, forza Napoli e un abbraccio a tutti voi. Giuseppe da Secondigliano. È vero, grazie Giuseppe per averci contattati. Buongiorno Raffaele e Andrea, scrive questo ascoltatore Luigi. Buona vigilia di Natale, le troppe assenze costringono la società a fare mercato per non dover buttare tutto il lavoro fatto fino ad oggi, solo così si può mantenere la zona Champions. Assolutamente hai ragione tu, caro Luigi. In estate sapevamo che era un momento particolare, che si poteva fare poco mercato, poi il Napoli recuperando tutti i giocatori che erano stati infortunati l'anno scorso, rimettendo dentro gente che rientrava dai prestiti, tipo che so, un As, e con un nuovo allenatore, insomma, partendo anche in quel modo
sembrava non fosse la fine del mondo, ecco, l'immobilismo estivo, anzi tutt'altro. È chiaro che adesso le condizioni sono mutate ed è anche nello stesso interesse della società per ottenere il bottino della Champions League, probabilmente serve un investimento preventivo in questo mese di gennaio, almeno un paio di giocatori da consegnare subito a Spalletti, come diceva giustamente Raffaele, che non so se in questo momento mi ascolta, tra un po' lo farà. Ascoltando, ho ascoltato tutto quello che hai detto e quindi ribadisco, il Napoli oggi è di fronte ad un bivio: o continuare in questo percorso di alternanza di risultati che non fa bene a nessuno, oppure decidere di dare una svolta, a cominciare dall'allenatore, che magari, se consultandosi con i calciatori, trova di nuovo la concordia di inizio stagione, oppure se vuole ancora fare come sta facendo di recente con delle sostituzioni a volte inspiegabili, e dall'altra parte la società che ha la necessità di dimostrare una volontà forte di tenere il Napoli lassù. Lo può fare soltanto intervenendo sul mercato. Andrea, il Napoli ha l'obbligo di andare sul mercato per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto perché hai un calciatore in meno, e non è uno qualunque, era quello che faceva il titolare in difesa insieme a Koulibaly, cioè Manolas. Quindi sei obbligato a sostituirlo subito, l'hai perso già da un po'. Dal 1 gennaio serve un difensore centrale già a disposizione di Spalletti, e poi l'esterno sinistro, con questo equivoco che sta durando ormai da anni con Goulam, che ce l'hai ma sai di non averlo. E allora dal 1 gennaio, se il Napoli, come mi risulta, ha già l'accordo con Mandavà, che vada da Lille e si faccia un investimento minimo, perché in alcuni momenti non è che devi pensare solo che non devi sforare col bilancio, in alcuni momenti lo puoi anche fare sapendo di recuperare poi più avanti. Per esempio, no, prendere Juan Jesus quest'estate a 0 euro e con uno stipendio molto basso per poter fare due ruoli e essere quarto centrale all'occorrenza terzino, ci stava, era anche un'intuizione. Adesso però cullarsi sul fatto che ha fatto un paio di prestazioni buone per farne addirittura l'erede di Manolas e non preoccuparsi più, diventa poi un po' troppa la casualità a cui ci si affida. Hai bisogno del difensore centrale, sì, perché tu Koulibaly non ce l'avrai per tutto il mese di tra l'altro, maggior ragione, no, certo, però io non è che puoi andare avanti solo con Rachmani e con Juan Jesus. Se vuoi andare avanti così, significa che il Napoli non ha l'obiettivo, non dico dello scudetto, ma nemmeno di andare in Champions. Perciò dico, neanche la paura di uscire dalla zona Champions può convincere il Napoli a fare degli interventi sul mercato, neanche questo. E che caspita, cioè, se manco questo, allora è preoccupante, perché Andrea, se tu esci dalla zona Champions nel mese per il terzo anno consecutivo, poi tra l'altro nel mese di gennaio, tu dopo farai una fatica abnorme nel tornare all'interno della stessa, abnorme. Sì, l'abbiamo visto l'anno scorso, insomma, rimontare è difficile, poi paghi sempre qualcosa alla fine o succedono cose borderline. Giuseppe al telefono, ciao, buongiorno. Buongiorno, auguri Raffaele, auguri Andrea. Grazie. Anche Raffaele, io concordo pienamente con te. I primi di gennaio già deve stare un paio di giocatori, devono stare subito a Napoli, perché non si può andare avanti così. È sempre la solita sorta. Anche nel momento che dovevano vincere lo scudetto, non ha preso un giocatore, perché stanno squadre che stanno rovinate di debiti. Ma io mi arrabbio, mi incazzo, ma perché questo non può prendere un paio di giocatori che sfora, che poi dopo l'anno prossimo, se non arrivi in Champions, faremo una brutta fine. Questa è la questione. Vi auguro un dolce Natale e tanta felicità in famiglia. Grazie Giuseppe, ineccepibile il ragionamento. Comunque questi giocatori noi ci aspettiamo che il Napoli quantomeno li cercherà, vedremo se ci saranno le condizioni, ma comunque proprio a livello numerico oggi ti manca qualcosa, ti manca qualcuno. Ci scrivono, ci messaggiano dall'Inghilterra anche la vigilia di Natale, questo ci piace molto, ascoltiamo questo messaggio. Sì, infatti. No, Andrea, Giulio Rashford.
Regno Unito. Da Ashford. Augurissimi di buone feste, buona vigilia, buon Natale. La statistica dei 14 punti rosicchiati dall'Inter al Napoli in 6 giornate è da tracollo. Grande Raffaele, solo tu hai il coraggio di dare sempre, di dire sempre la verità. Augurissimi, ciao. Ciao, ciao Giulio, grazie. Un altro messaggio, poi ci fermiamo per l'ultimo break di oggi. Però Raffaele, mettiti d'accordo con la mente. Una volta dice che si mette a scudetto, una volta da trovare una soluzione. Ma tu che pretendi da questo Napoli? Allora aveva ragione Brescia, che Napoli è scoppiato, e tu dici insistevi che stiamo al primo posto e vinciamo lo scudetto. Raffaele, per piacere, non fare troppo il tifoso. Forza Napoli! Io trovo che questo sia un messaggio idiota, veramente, guarda. Cioè io veramente sto ragionando in maniera tecnica, faccio il tifoso. Ma se tu non sei in grado di capire quello che dico, mi dispiace per te. Ma sei ignorante, non è colpa mia. Scusa. Bisogna essere in grado di capire che una stagione di un campionato di calcio è fatto di momenti. No, Andrea, essere coerenti con se stessi non significa volta, niente. Sì. Ribadisco per l'ennesima volta che il Napoli a pieno organico, quando Spalletti poteva fare i 5 cambi tranquillamente, è una squadra in grado di vincere lo scudetto. Io non ho bisogno di mettermi in pace col mio cervello, perché quello che dico lo ribadisco. Peccato che adesso non è più così, però, cioè quella squadra di cui parli non c'è più. Quella squadra, come si fa a dire che è che uno deve restare coerente con quello che ha detto, raccontando poi falsità rispetto a quello che sta accadendo, solo perché oggi un Napoli composto da Ospina, Malcuì, Rachmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Lozano, Zielinski, Elmas e Petagna, è una squadra che può lottare per lo scudetto. Cioè se io avessi detto che questo Napoli poteva lottare per lo scudetto, voi dovevate chiedere per me un trattamento sanitario obbligatorio, se avessi detto che questa squadra poteva lottare per... Ma basta che guardi la formazione della Roma, che al 90% in Champions non ci andrà, e la confronti con quella che tu hai appena elencato, insomma, i conti vengono facili. Dobbiamo chiudere per questo blocco, ma tra pochissimo torniamo ancora con la vostra voce. 081 636 363, 339 666 9990. Scambiamoci anche voi un po' gli auguri in diretta tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, c'è Alessio che adesso so che ti farà arrabbiare moltissimo e dice: in questo clima di pessimismo che si sta generando, io credo che il Napoli a questo punto debba vincere l'Europa League. Questa è bellissima. Io direi perché no il mondiale per club a questo punto, ma anche quello in Qatar, vinciamo tutto. Ma guarda Andrea, uno può pensare di vincere qualsiasi, ma certo, ma però devi anche capire con ambire. Quale squadra dovresti vincere. Se al Napoli gli mancheranno a gennaio Koulibaly, Anguissa, Osimhen è un as, e poi il 6 gennaio giocherai a Torino con la Juve senza Mario Rui. Ma dico, questa squadra qua senza questi calciatori e con gli altri che hanno un po' di difficoltà, Mertens che ha amareggiato, Insigne che è in rottura con la società, noi possiamo ancora lottare, non è che siamo più alla situazione di partenza. Adesso è cambiato tanto. No, poi facciamo finta che purtroppo a gennaio paghi lo scotto e magari perdi qualche altro punto rispetto alla zona Champions. Si tornano tutti sapendo che devi recuperare in campionato, dici no, adesso mi butto tutto sull'Europa League, che ho davanti il Barcellona, e se tutto va bene altre 9 partite prima di vincere. Come fai a puntare su una competizione, del torneo? C'è un altro grande agente al telefono con noi in questa nostra vigilia di Natale, Beppe Galli, che piacere di trovarti. Ciao Beppe. Buongiorno a tutti. Presidente dell'Ajax, buongiorno Beppe, buon Natale anche da parte mia ovviamente. Grazie di essere con noi in questa vigilia. Ricambio. Beppe, ma questo campionato ha ancora tanto da dire o pensi che l'Inter ormai ha ingranato la quarta e vola via verso il suo secondo scudetto di fila? No, ovviamente sta dimostrando di essere la squadra da battere, non ci sono dubbi, però credo che c'è ancora tanto, ancora non è già una fuga,
anche perché le altre squadre sono secondo me molto competitive e poi qualcuno ha avuto anche delle problematiche di infortuni, perciò ti riferisci al Napoli, presumo. Come... a Napoli, no, tutte hanno avuto qualche acciaio, le ha avuto un po' tutte, via. Beh, sì. Napoli specialmente per quello. Napoli e Milan le più falcidiate, sicuramente, però sai, il Napoli è vero, il Milan ha avuto tanti infortuni, però in alcuni reparti, soprattutto dove aveva delle diverse alternative, il Napoli ha perso Koulibaly, Anguissa, Osimhen, i tre migliori giocatori della fase iniziale del campionato, poi ha perso Fabian Ruiz, Insigne, cioè 5-6 undicesimi di titolare, diventa un po' troppo, Beppe, no? No, ma in effetti sono tanti, però che il Milan sia già in fuga, aveva già il scudetto, io credo che ancora questo a dirlo. È ovvio che la candidata da battere, come erano gli altri anni la Juventus, oggi è da battere l'Inter. Squadra completa in tutti i reparti. Ma perché mercato sarà dal 1 gennaio? Secondo te ci saranno dei movimenti? Non lo so, guarda, in questo momento credo che ci saranno solo dei grandi scambi sulla carta. Poi sai, il calcio è strano, quello che diciamo oggi è già bugiardato domani. Perciò il bello del calcio è proprio questo. Tu ne pensi una cosa e il giorno dopo è un'altra, perciò ecco perché il calcio è seguito e c'è passione per questo sport, perché quello che si dice oggi domani è già storia. Sì, però dico da Massimo, ha detto ai lavori, cioè secondo te si va sulla linea di continuità dell'immobilismo estivo per la maggior parte delle squadre o qualcosa potrebbe muoversi un po' di più, anche gli interessi con la Champions da conquistare? Io ti dico che secondo me si fa poco, anche perché si deve dare anche un segnale, no? Qui tutti si lamentano, le problematiche sono tante, si sta facendo fatica ad andare avanti, perciò oggi credo che ci possano essere solo dei prestiti oppure qualche squadra che ha la mancanza di qualche ruolo, forse un sacrificio lo possa fare, ma non credo che ci siano dei grandissimi movimenti di soldi, ecco. Beppe, scusa, per salutarti per quanto sì. Mi riguarda, mi dici che idea ti stai facendo di tutta questa turbolenza che si è creata intorno al mondo dei procuratori, eccetera eccetera? No, veramente non è che oggi neanche c'è la folle, guarda, se leggi un articolo capisci cosa ho risposto. Dico che è solo una caccia alle streghe, e tu sai come la penso io, perché abbiamo già parlato altre volte. Ecco, perciò credo che questo è un mondo particolare, qualcuno parla per farsi politica, per prendere dei, diciamo tra virgolette, dei voti per essere eletto o come bravo. La realtà è tutta un'altra, ecco, e la sappiamo tutti. Oggi ha spiegato il nostro pensiero come Ajax, come presidente dell'associazione, come tutto il direttivo la pensa nella stessa maniera, perciò abbiamo detto quello che pensiamo, come ho sempre detto, non è perché ho 4 e che gli agenti sono dei corretti, credo che la maggior parte degli agenti sono persone corrette e professionali. Poi se vogliamo mettere un tavolino rotondo, noi siamo sempre pronti per affrontare qualsiasi con chiunque a 4 occhi, cioè nel senso in un tavolo rotondo con tutte le componenti, non abbiamo paura di confrontarci con nessuno. Questa dimostrazione che noi siamo veramente aperti e coscienti di quello che facciamo e quello che non si fa. Beppe, buon Natale e buon mercato di gennaio, sperando che ci siano più operazioni di quelle che ti aspetti al 24 dicembre. Me lo auguro per gli altri, io spero proprio invece che sia veramente un bel Natale per tutti. Ma per il movimento, la gente ha bisogno di sognare il colpo, bisogna tornare. Tutti, guarda, non soltanto per il calcio, perché la gente anche con questa pandemia che sta riscoppiando deve essere più serena e passare un bel Natale in famiglia e con che proprio che questo anno finisca, che il 2022 veramente sia un anno sereno, che stiamo passando un momento particolare, che non è una cosa da poco, che sia calcio o non calcio, che sia veramente un anno sereno per tutti.
Ciao Beppe, Beppe. Di nuovo auguri anche da parte mia, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Beppe Galli, dobbiamo continuare con pochi Aspetta, minuti. Andiamo, però, sì. Mi lasci dire una cosa, perché dalla Calabria mi segnalano questa storia che io trovo allucinante e la voglio dire, perché io lo sai che sono uno strenuo difensore del sud e vorrei che crescesse sempre di più, ma a Cosenza si può rifiutare l'offerta che ti arriva dal maggior azionista dell'Everton, il russo Usmanov, che ha offerto per una società di Serie B in difficoltà, che certo non lotta per la promozione in Serie A, 12 milioni di euro più tutta una serie di bonus per la cessione del club. Ora io mi chiedo una cosa: se un magnate russo come Usmanov, attraverso la presenza della Devizia Limited di Patakashvili, che è un altro strariccone, vuole entrare nel calcio italiano, ma noi possiamo porgli un limite, un paletto? E vorrei capire perché il presidente del Cosenza non vuole cedere questa società. Con quali orizzonti poi? Ma esatto, tu quali orizzonti stai proponendo alla piazza della tua città e della tua realtà? Niente, di dover al massimo salvarsi dalla Serie B. Se viene uno come Usmanov, Andrea, ma c'è una prospettiva per tanti altri club, non solo per il Cosenza. Allora mi chiedo, Usmanov vuole prendere il Cosenza, ha già l'accordo con la regione Calabria di fare operazioni ad altissimo livello come l'ampliamento del porto di Gioia Tauro, cioè è uno che vuole investire e fare un contesto nel quale creare un contesto nel quale al sud darebbe... finalmente qualcuno che vuole investire al sud, ma ti rendi conto, cioè dico uno che vuole investire al sud, la previsione di 3.000 posti di lavoro e c'è un presidente, non mi ricordo manco come si chiama, Gambascio, Garascio, che dice di no a Usmanov. Ti rendi conto? Cioè io credo che una cosa del genere in qualsiasi altra piazza ci sarebbe un fermento popolare diffuso. Io credo che i tifosi del Cosenza manco lo sappiano di tutto questo, perché è giusto che vengano informati. Allora la Gazzetta scrive di un Napoli su Lukuyenk, te lo ricordi questo difensore colombiano? Noi intervistammo il compagno di reparto colombiano Cuesta. Che ci raccontò anche che Lukumi già all'epoca sapeva di essere seguito dal Napoli, chissà se poi quei due anni dopo, il tempo che un calciatore cresce, lo vai a prendere. Questo non è un cattivo profilo, è giocatore che seguivamo. Non so se sia vero, nel senso che il Napoli lo sta seguendo ancora, se veramente ha intenzione di prenderlo. Io ti ripeto, Andrea, io non è che voglio Lukumi o chi che sia, però prendiamo un difensore centrale dal 1 gennaio che possa dare una mano a Rachmani e a Juan Jesus. Caro Raffaele, io ti ringrazio, ti auguro una buona vigilia, uno splendido Natale, non ti faccio gli auguri di buone feste complessive, perché tanto saremo di nuovo qui settimana prossima. Esatto, quindi abbiamo tempo auguri anche a te, Andrea, a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci seguono sempre con affetto, con passione, in un numero sempre crescente, di questo io devo soltanto ringraziarti. Buon Natale a tutti voi. Grazie a tutti voi, grazie a Raffaele Aurema, grazie a Mario Paligiano che ci ha seguito, la parte tecnica a cui ovviamente rivolgo i miei migliori auspici e auguri per un sereno e splendido Natale. Siamo giunti in chiusura, ma noi ci ritroviamo lunedì come sempre a partire da mezzogiorno. Ciao e auguri a tutti.